Entriamo dentro. Cari amici, stiamo entrando alla colonia Ciro Magnaghi del 1938. Cercheremo di salire, sono 4 livelli, pian terreno, primo piano, secondo piano, terzo piano. Cercheremo di salire il più in alto possibile. Benissimo, cari amici. Siamo alla colonia Ciro Magnaghi, io e youtuber Mauri, Gennaro Giusmini, youtuber Mauri, a farvi vedere una visita eccezionale, un luogo inaspettato. L'ho riscoperto una settimana fa, l'abbiamo riscoperto. Siamo venuti a fare un sopralluogo, eccoci adesso alla colonia. Sono 4 piani, pian terreno più 3 piani. Noi cercheremo di vedere quanto più possibile ed è molto interessante, ci sono dei luoghi particolarmente interessanti. Sì, sì, infatti. E l'idea è quella di salire il più possibile, vedere i luoghi, poi sopra faremo un discorso storico e poi scenderemo, ho anche la videocamera di riserva, abbiamo anche la videocamera di riserva e poi faremo vedere il giardino, quindi ci sarà tutta la parte più bella. Rivedremo a farvi vedere il massimo, sicuro. Io, Gennaro Giannini e youtuber Mauri, siamo che qui. Ha le forze calate comunque. Le forze che mi calano. No, ce la faremo. Ce la faremo perché abbiamo progettato bene. Maurizio, allora andiamo a vedere, allora la cucina, questa era la cucina, quindi potremmo far vedere. Questa, cari amici, era la cucina, e qui era il forno della cucina. Questo era il forno, qua cucevano. Con ancora la braccia sotto, il legno sotto, e cuocevano il legno che raccoglievano nei boschi qua. Qui era tutto per lavare, e tolta la parte della cucina. Questo si fanno capire questi arnesi che era la parte della cucina. Bene, proseguiamo. Noi appoggiamo la videocamera alle finestre. Poi cosa faremo? Una volta fatto il primo pezzo, però vedo che le inquadrature vengono bene, così vedremo. Una finestra. Ecco qua, per esempio. Osti. Ah, ecco, certo, questa è una frase giustissima. Preti, non dimenticate di pregare per chi è senza casa. E che sia per tutti. E che sia per tutti. Adesso andiamo a vedere la parte dove i bambini, attenzione, attenzionissima ai buchi, i buchi proprio. Qua è una specie di ciò che rimane dei letti, dei lettini loro. Qua è ciò che rimane dei letti. Sì. Eh sì, le parti metalliche dei letti. Allora, c'è stato un calo forte della videocamera, adesso si è ripreso, vi dico quello che è successo, si è stato K2. Benissimo, è scattato già due volte il K2, quello per misurare le presenze. È un posto, ti dico Maurizio, è il posto più infestato che abbiamo mai visto. Qua ci sono dei lavabi, qua si lavavano le mani, i bambini. Notare, sì, ai buchi. I bambini si lavavano, i lavabi, vedete che sono piccoli. Dico, vedete ai... A chi ci segue, gli amici che ci seguono, sono piccoli. Mi sta calando ancora le... Vedi che il lavabo era piccolo perché lo usavano i bambini. Lavabo piccolo per i bambini. E qua i bambini si facevano le docce. Poi spiegheremo tutto. Qua i bambini si facevano le docce. E abbiamo ancora i tubi delle docce. Ho il cavo delle cose qui. Allora, K2 lo mettiamo qui. Se riesco a montare qua.
riesco a tenerla. Se qualcuno può passare le luci, lì si può divertire. Se non diamo guardate, ci sono ancora i tubi. Guardate qui, ci sono... Guardate che ci sono... le docce si facevano, i bambini si facevano le docce in questo porto. Questo era il locale doccia. Perché mi sta rompendo le scatole, tappa due. Questa è la sala di uno dei bagni. Questo non fa suonare. Qui ci sono delle vicine, se non... Vedete ancora ancora i tubi, ecco qua, non c'è niente, i tubi delle docce, Maurizio, ancora i tubi che una volta erano ancorati sopra, adesso stanno così. Sì, infatti, qui, no, ma c'è questi i tubi da vicino, una volta erano ancorati su, questi sono cascati giù quando dalla parte alta ha crollato un po'. C'è qualcuno? No. Bene, adesso lì c'è un salto. Ah, ma qua sarà un altro bagno. Qua una serie di bagni, qua la vasca da bagno. Evidentemente per chi aveva problemi poi usava la vasca invece della doccia. C'era anche sì, la certo, possibilità di lavarsi con la vasca da bagno. Ah, si può direttamente andare di qua. Ancora dei fili, eh? Però naturalmente no, non c'è pericolo per l'elettricità, è impossibile. Bene, adesso dobbiamo fare il tentativo di salita, finché possiamo. Io, sì, proviamo, avanti vado tu. Avanti io sì. E tu guardi. Allora, l'idea mia è che, allora. O se no tengo io la tua e la mia. La videocamera? Sì, tu vuoi tenerla? Sì. Ci scambiamo aspetta magari, che... così ci riprendiamo a vicenda. Devo accendere le luci, no? Serve. Beh. O se no facciamo la ripresina di presentazione, siamo allora anche così, delle scale, di ciò che vogliamo fare con il nostro... Non scatti, io ho spento il cellulare. Presenta tu e presento io allora. Niente, siamo adesso... stiamo salendo su sulle scale, siamo entrati dal retro, adesso però abbiamo fatto un giro qui e stiamo tentando di andare di sopra. Stiamo tentando, qui il capo è scattato una volta, poi non è scattato più, però vabbè, insomma, non è no, detto. Due volte mi pare. Due no, è scattato diverse volte al massimo. È scattato al massimo, adesso vabbè, non scatta più. Benissimo. Perché si vede che non c'è niente. No, saranno sopra i bambini evidentemente. Okay. Fai come ho fatto io, fai doppia ripresa. Attento, sì, ma tanto doppia ripresa. Scusate se sono un po'. Dietro si può. Cari amici che ci seguite, questo può essere sicuramente uno dei posti più belli che siamo andati mai a visitare. Pochissimi vengono qui. Si sta benissimo, siamo a 1100 metri sul Campo dei Fiori, colonia Siro Magnaghi del 1938, abbandonata nel dopoguerra, ma la storia la racconteremo più in alto possibile, dove staremo un attimo, magari a mangiarci anche un toast. Okay. Benissimo, siamo contentissimi, 22 gennaio 2017, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Dai, andiamo su. Salgo prima io, così faccio da... Però devi vedere se crolla qualcosa. Non è che lì crolla. Dobbiamo vedere se crolla qualcosa. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare. Perché forse siamo veramente migliori. Nessuno è riuscito a fare tanto. Qui siamo al primo piano. Però io direi di... tentare, allora la scala principale non è sfruttabile perché è pericolosa. La scala principale, Mauri, la scala principale non è sfruttabile perché è pericolosa, vedi? Pericolosa, io lì su, su quelle cosine tenute così, non mi ci metterei. Un termosifone. No, proviamo cosa riusciamo a fare. Proviamo. Io, cari amici, siamo al primo piano e guardiamo, osserviamo il primo piano.
Guarda, controlla il K2 se funziona. Sì. Il primo piano, praticamente c'è già, c'è un ballatoio. Dove ci sono due ballatoi, due grossi balconi e delle stanze, delle luci, belle stanze. Le luci lì non qua potremmo anche fare un po' di luce in più perché è incredibile. Mi fa un po' di luce in più che ci vuole. È incredibile che funzionano ancora le cose. Adesso ve le mostriamo. Ecco, vedete? Ancora tutte le parti che si aprono e si chiudono, no? Delle... Solo che addirittura abbiamo le... Le lucette si possono accendere. Le tapparelle. Abbiamo le tapparelle, però ormai i tiranti delle tapparelle sono ben che andati. E qua... Abbiamo tutta l'aria, i ballatoi, abbiamo ballatoi col bosco, ma è tutto per noi, troppo bello. Qua è chiuso, vedete, tutto con le tapparelle. Qui mi è partita la batteria della cosa, dunque, questa è la colonna. Sopra ci sono le scale per i coranti e la sera. Di là c'è un altro punto di là. Sì, ma... Lascio qui lo zainetto, tanto... Dico che ci sono magari qualche buco. Sì, certo. Qua continua il ballatoio. Qua che roba, col ballatoio, col proprio... Guardate Germini, qui ci sono... Ci sta da Dio, ci sta benissimo, il ballatoio fuori. Ah, c'è la tapparella. Maurizio, c'è leggermente rotta la tapparella, chiama... Il tapparellista. Mi si è rotta la tapparella. Ma lascia stare. No, dai, cosa vuoi che mi succeda? Però è incredibile che ancora come ai tempi che furono. Vogliamo fare una ripresina? Appoggiamo qua le videocamere e ci riprendiamo dal balcone. Dal bel balconcino, vedete che bello, dal bel balconcino, siamo qua alla colonia Siro Magnaghi, sopra il campo dei fiori. È tutto come al solito un po' all'abbandono, siamo comunque felici di essere venuti. Ho scoperto da appena una settimana a questo posto, siamo venuti che l'abbiamo riscoperto dopo tanti anni, incredibile ma vero. A 1100 metri d'altitudine, 22 gennaio 2017. Gennaro Germini e YouTuber Mauro. Arrivo. E qua appunto il giardino che prima ha fatto... I ballatoi non danno segni di cedimento. Se vuoi, Maurizio, se vuoi fare una ripresa sul ballatoio, no, non dà segni di cedimento.
Sono ballatori resistenti, non danno segni di cedimento. Ma questo è un buco perché c'era evidentemente un tubo che passava. Non è un buco perché è crollato qualcosa. Era di un tubo. Ma i bambini scappano, mi sa. No, non ci c'è questo campo elettromagnetico. Sono le presenze. Cari amici, siamo alla colonia. Questo è ciò che rimane di un camino qui alla colonia. Stiamo vedendo tutta la colonia. Cercheremo di salire sopra il più possibile e racconteremo la storia della colonia. Questo è ciò che rimane di un cammino, evidentemente la parte migliore l'hanno smontata, però ancora utilizzabile. Bellissimo posto, Maurizio. Sì, andiamo ai piani alti. Che appena spruggiamo K2 qua sopra, vedi, faccio tutto il capo. Non è detto. Evidentemente i bambini erano vicino al calorifero. Bene. Bene. Ai piani alti, allora. Ai piani alti. Tentiamo adesso di salire ai piani alti. Siamo già al primo piano. Vediamo cosa, fin dove riusciamo ad arrivare. Io faccio la prova. Tu, Maurizio, vedi se per caso qualche calcinaccio viene giù. Tutto qua. Però mi sembra ancora fattibile. Qua, questo, l'appoggio qui, perché sennò non riesco attento, a passare. Attento, attento. È fattibilissimo, Maurizio. È una cosa, un gioco da ragazzi. Vieni su. Vieni su con un gioco da ragazzi, non c'è nessuna parte pericolante, si tiene bene, tiene sì. Bene. No. Tiene ancora bene. Sei sicuro? Sì, vieni su tranquillo perché non c'era nessun segno di cedimento. No, tranquillo. Non c'è nessun segno di cedimento, cioè non veniva giù, capito? Non veniva giù sotto piedi. Benissimo, siamo già al secondo piano. Sì, sì, ma possiamo anche fermarci e qui. E possiamo magari, anche salire. Possiamo, Ma secondo me sì, ti posso io tentare. Io non salgo. No, posso tentare. Chiaro che però, ci sono messo le pietre che ballano tutto. Ma guarda, ma io vedo che qualcuno ha posizionato qualcosa lì, no? E quindi vuol dire che ci sono saliti. Ecco, qui siamo al secondo piano. Queste sono scale. Salire, stai attento, le scale sono. Lo so. No, ma guarda che quella scala lì fa schifo. Se vuoi ascoltare il mio consiglio, io tanto. Guardate qui così, siamo messi con il piede. Maurizio, tiene, vieni su, tiene. No, tiene tranquillamente. Allora, il tetto è rifatto. Poi parleremo anche di questo. Bellissimo. Vedete? Siamo paradiso del campo dei fiori, caspiterina. Cari amici, ce l'abbiamo fatta anche a salire. Adesso viene su anche Maurizio, facciamo vedere al terzo piano, esponiamo il racconto della colonia, bellissimo. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, il 22 gennaio 2017 con la neve a 1100 metri d'altitudine.
per tutti gli amici che ci seguono, fantastico, fantastico. Ecco. No, anche le scale sono più rovinate. No, va bene, anche... così, riprendo da qui. No, no, vieni, vieni. Allora, non c'era... io sento il cedimento, io riesco a capire da sotto se qualcosa sta cedendo. Non dava segni di cedimento, vieni tranquillo. Non dà segni di cedimento. Praticamente si va a pochi chilometri orari perché per forza comunque l'ambiente è quello che è, la scala è quella che è. Però è di marmo la scala. Potrebbe dare segni di cedimento, non li dà, quindi per questo mi sono fidato a salire. Praticamente qui sono venuti solo i muratori quando hanno rifatto il tetto, pensa. Pensa Mauri, hanno rifatto il tetto e... Scusate la mia legittima paura, cari amici. No, no, no. Certo, a me l'unica cosa che può dar fastidio questi vecchi materassi sono pieni di batteri. Io figurati, io faccio le pulizie di mestiere, figurati che problemi mi dovrei fare. Però veramente la quantità batterica di materassi del genere non potreste neanche immaginare quant'è. Cioè praticamente molto molto di più di un bagno proprio lercio, per intenderci. Adesso possiamo fare il discorso sulla struttura, come volevamo noi al terzo piano della struttura. Ho bisogno... Benissimo. Raccontiamo la storia della colonia. Nel 1938, all'entrata in vigore della provincia di Varese, perché la provincia di Varese diventa provincia nel 1938, quindi l'entrata in vigore della provincia di Varese vengono dati dei fondi per costruire delle strutture. Poi, intanto riprendo tutto, no? Io voglio essere sicuro. Sì, sì, sta riprendendo, almeno io vedo che sta riprendendo lo schermo. Si vede. All'entrata in vigore nel 1938 della provincia di Varese vengono dati dei fondi per la provincia. Prima la provincia di Varese stava sotto la provincia di Como, assieme a Lecco. Viene creata verso il 1938 la provincia di Varese, vengono dati dei fondi. Ai tempi non c'era l'industrializzazione come adesso, e si è pensato, cioè le industrie erano a Milano. Sì, infatti. Allora si è pensato di fare il tipo turistico. Facendolo in maniera turistica, provincia di Varese turistica, si sono dati dei fondi, dei soldi per il turismo. Per il turismo dei fondi sono stati utilizzati anche per questa colonia. Il signor Siro Magnaghi nel 1938 di Ro, quindi vicino a Milano, ha preso questi fondi e ha costruito la colonia. La colonia elioterapica per bambini che avevano bisogno di aria buona. Siamo a 1100 metri sul Campo dei Fiori e c'è questa colonia, la colonia Siro Magnaghi. Il 22 gennaio 2017 siamo Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, alla colonia Siro Magnaghi. Io perché sto pensando alla storia. Allora, la colonia, appunto, come colonia elioterapica e quindi per bambini che avevano bisogno di aria buona. Colonia estiva. Successivamente, entrata in guerra dell'Italia, allora cosa succede? Con l'entrata in guerra dell'Italia fa vedere, sta suonando, incredibile, con l'entrata in guerra dell'Italia, ma incredibile! Incredibile. Ma vorrei che fosse... No, 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 ma è incredibile. Ballava quando stavamo raccontando il discorso, quindi i bambini ci seguono. Adesso continueremo. I bambini ci seguono il nostro discorso. Allora,
verso cos'era? 42, 1942 così. Con l'entrata dell'Italia in guerra si azzera completamente il turismo in provincia di Varese e questa colonia estiva turistica diventa una colonia tutto l'anno per bambini orfani, quindi per bambini che non avevano i genitori, orfani anche di guerra, così. Questi bambini, piuttosto che stare in mezzo alla strada durante la guerra, hanno questa opzione di poter venire qui ad abitare in colonia. Però il fatto è che siamo durante la guerra e i fondi non ci sono più. I fondi non ci sono più e quindi a un bel momento bisogna guadagnarsi da vivere. Anche i bambini si devono guadagnare da vivere e soprattutto quelli tra i 10 e i 15 anni vengono impiegati nelle miniere della zona. Valvassera in Valganna. Sì, sì, delle voci. Valvassera in Valganna e anche alla miniera Quassalmonte. Vengono impiegati nei piccoli cunicoli per praticamente trovare piombo e argento, estrarre piombo e argento dai filoni, dalle vene, dai filoni del porfido rosso, tipo quello che c'è a Quassalmonte. Abbiamo altre persone. No, no, ci sono le persone di... Ah no, 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 niente, niente. Sono due ragazzi, una coppia di ragazzi. Bene, bene. Venite un po'. No, no, lascia così. No, lo so, ma se l'ha spostata. Tanto ormai la batteria si sta andando, quindi. Bene. Va bene. Quindi i bambini durante la guerra vengono impiegati nelle miniere. La sera vengono qua, ecco perché tante docce. Abbiamo visto ci sono tante docce, perché in miniera si sporcavano di fango, poi venivano caricati su un camioncino così alla buona e tornavano qua, si lavavano qua e abitavano qua negli anni della guerra. Poi finita la guerra, chiaramente la colonia poi è stata abbandonata, purtroppo le classiche storie d'abbandono in utilizzo delle strutture antiche. Si costruisce il nuovo senza ristrutturare tutto quello che la roba antica. Benissimo, questa è una storia breve, ok? Ok. Mi pare, la storia breve mi pare la cosa migliore da fare in questo Niente. Contesto. Benissimo. Noi sì. Con questo nostro video della storia diciamo che possiamo... Sì, continuiamo a girare dappertutto. Ok. Girare dappertutto. Poi facciamo il video. Vedete amici, siamo proprio alla colonia. Qui avevo ripreso... già comunque allora il tetto l'hanno rifatto però non hanno ristrutturato il resto e questa è la scala che penso siamo riusciti a riprendere già da prima. Ok, sì, l'ho ripresa anche prima nel mio. Io ne mangerei le focacce adesso. Sì, ma infatti comunque cari amici, benissimo, un po' come dei muratori, facciamo finta di essere dei muratori e ci mangiamo delle belle focaccine che ci hanno fatto giù al bar. Ci siamo imboscati qui per mangiare. Buono però, eh? Buon focaccio. Buono. Sì, infatti. Ho con giù. No, direi che prima avevo sgagnavo ogni tanto quando salivo. Vabbè, la fame viene in un posto di montagna così, viene la fame. La natura.
salvo poi non regurgitare tutto quanto dopo. Si mangia. La vostra salute. La salute. Piano cominciamo a scendere, dov'è? Sì, sì, 22 gennaio 2017 dalla colonia Siro Magnaghi. Siamo imboscati qui a mangiare, storica la cosa. Saluto e buon appetito. Intanto io mi mangio questo pezzo di panino. Buon appetito a tutti, vai! Abbiamo della parte elettrica, praticamente la pulsantiera come era una volta, che per accendere e spegnere le luci. Una volta avremmo avuto delle pulsantine che si tiravano su e giù. E questi sono i fili. E questi sono i fili elettrici, i cavi elettrici. Si possono toccare perché tanto l'elettricità non c'è più. Sì, infatti. Sì. Okay. E ci incamminiamo a scendere. Sì. E scendiamo. Qua sì, una alla volta ci sei? sì, ma devi scendere prima tu il piano e poi vengo io, perché sennò il peso è doppio. No, scendi tutto il piano, perché sennò il peso è doppio sulla scala. Allora scendi prima tu e poi scendo io. Almeno il peso di una sola persona. Vi dico, le scale tengono, però certo mai questo è tutto sbregato. Sì, ma sono dei pezzetti che vengono giù, ma tant'è. Certo, siamo riusciti a salire una scala che ho l'impressione che altri non siano riusciti a salire. Ma questo il secondo piano non l'abbiamo visto. Caspita, la sedia! Vieni qua! Fai. Io qua l'avevo. Oh. No, io non sono là. Guarda, la sedia a sdraio. La spitterina. A te tocca. Mi sono incastrato tra le molle. Per questo sembravo mezzo anchilosato. Mi sono incastrato tra le molle della sedia a sdraio. Meno male che niente. Incredibile una sedia a sdraio qua. Si vede che qualcuno prendeva solo in il terrazzo. Guardate qui, aspetta, ce la fai? No, adesso io punto di là, off, spento. Oh. È una sedia per incastrarsi quella. Bene. Maurizio, questo sì, è il secondo piano. Vediamo un po' da fuori. Questo è il secondo piano. Caspita. Off. Ci cercami a bagliare. Su questo cumulo di gracia. Questo è il secondo piano della colonia. Tu sei andato di sopra e comunque senti il cane a bagliare. Fantastico. Bene, continuiamo a scendere. Allora scendiamo, ragazzi. Queste sono le scale principali. Ma le scale principali sì, possiamo. No, questa è la parte pericolosa. Non andiamo in pericolo. Sì, facciamo quelle piccole. Vedete, le scale sono tutte sbregate, eppure hanno retto. Cari fans, cari amici, qua si scivola. Questa sì, dovevamo farla una persona alla volta, ma è tanto. Basta,
Adesso bisogna uscire dal retro però. Sì, sì, come per adesso sì. Allora usciamo dal retro e poi facciamo vedere davanti. Qua benissimo. Qua siamo entrati, no? Sì, sì, sì. Beh, sì, 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 sì. Qui c'è la porta, qui c'è la porta sfondata. Puttana. Questa è la prima parte. Dalla casa, dalla colonia, la colonia con la neve. Ecco cari amici, che bello, eh? Che bella giornata, 22 gennaio 2017, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri. Con uno sguardo sulla colonia. Cari amici, il giardino della colonia. Cari amici, questa è la strada che ci ha portato sopra. Questa è la strada. Questo pezzo qui lo dobbiamo fare a piedi. Camion dei rifornimenti è riuscito a salire fin quassù.